E il prossimo anno ci divertiamo, sul mercato, altro sì, che l'anno scorso. Vabbè, perché qui fanno i contratti biennali, cioè un anno l'offio come questo qua e poi un anno invece ci che divertiamo, cominciamo già da giugno, maggio. Ma secondo me ci cominciamo già da marzo. Appena torniamo dalle due gare Argentina e Stati Uniti, sì, il mercato è già aperto. L'anno scorso già in Qatar, ti ricordi? Già in Qatar con Lorenzo. Ma lì fu una scelta di Gigi, vabbè, giustamente. E il Dovi? Il Dovi ha fatto un salto mentale incredibile. Io non ho mai visto. Potrebbero il Dovi riprenderlo la onda, no? C'hanno morbidi. Io non ho mai visto, non ho mai visto il Dovi gridare sul podio con la coppa. Sì. Tu vedi quando ha vinto? Sì. Sì. Questa volta grida, sì, cioè gridare, l'ha vinta lui. Bravo, gridare Dovi. Sì, sì. Lui ha battuto Marquez due volte come Marquez batte gli altri, ha battuto Valentino una volta come Vale batte gli altri. No, no, ma lui è. E credo che l'abbia fatto anche per quel tra virgolette mental coach argentino che io ho conosciuto. Possibile. E credo che gli abbia dato una sicurezza che forse non aveva, non lo so. Bisogna dirla a lui. A me una volta mi ha detto, Carlo, me l'ha detto in Malesia. Io ho fatto un salto mentale incredibile. Ma certo, lui è un altro. È un altro. E se lo merita tutto perché è una brava persona, è un gran bel pilota, ha fatto salti domani e il prossimo anno sarà forte come quest'anno. Sì, infatti, è una cosa dove che quel tipo di pilota come Morbidelli, come Mir, che quando arriva. Lui resta, il prossimo anno sarà uno non dei favoriti. Meteora. Sarà uno dei favoriti del mondiale. E invece ti tocco il tasto dolente. Che sì, no, no, ho capito, Iannone. E la Suzuki, insomma, tutte e due. Guarda, diciamo che sai, se volessimo dire le cose come sono andate, non è facile. Ha sbagliato il motore la Suzuki. Allora, diciamo che la colpa è un po' di tutte e due, sia del pilota che della casa, e spiego perché. Beh, innanzitutto c'è da dire che purtroppo Rins si era fatto male, quindi prove non aveva fatto, è rimasto solo. È stato deliberato un motore in tre sessioni. La Suzuki si è fidata di Iannone. Sì. Iannone a sua volta si era fidato della Suzuki, ecco, che dice, secondo quello nuovo. Me si dovevano fare ancora un paio di sessioni prima di farlo. Certo. Ma lo dico in buona fede. Ma poi ha anche col senno di poi, per cui insomma è più facile. Ecco. Ma sai anche cos'era successo? Che non era più open. Eh no, infatti avrebbero. Perché erano abituati a poterlo cambiare. Invece dopo quest'anno di colpo si sono trovati. Invece il prossimo anno sarà open un'altra volta. Perché non ha fatto nessun podio, per cui il regolamento prevede l'open. E sarà un vantaggio. Se fosse successo quest'anno cambiavi magari, magari ci mettevi 5 gare, 6 gare, però cambiavi. Però poi da quando non so, da Jerez, da Le Mans, dal Mugello andavi bene. Poi sai, un pilota come lui gira, cadi, fai, poi alla fine è un po' il matrimonio che quando vai a letto non c'è chimica, ce n'è poca. Invece lì secondo me andava bene. Il matrimonio probabilmente sì, lui sta benissimo, è perfetto. Guarda, io guarda, comunque io penso che adesso la Suzuki abbia fatto una buona moto, l'abbiamo provata ad Aragon e col motore nuovo, diciamo, era molto contento lui, e quindi io credo che sarà una stagione dove lui sarà, penso, nei primi, e deve essere così anche ma perché sì, la Suzuki perché, poi se no non si diverte. Ma vi dico una cosa, fra tutti i piloti che ho avuto, a Valentina, a Biaggi, a Capirossi, a Simoncelli, a Reggiani, mettine quanti vuoi. A Orioli. Io ti posso dire una cosa, e lo dico, forse è una bestemmia sportiva, sai che è quello che ha più talento di tutti, talento puro. Ti ricordi quei passi, strapassi, ripassi in Australia? No, sì, ma anche quando ho il Moto 2 con Marquez. Guarda, ha più talento di tutti. Verrà l'anno buono, cosa vuoi che ti dica? Non lo so, poi è chiaro che. Te tieni duro. Io tengo duro, ragazzi, noi siamo Highlander, te io. Io devo dire la verità, di farmi tutte le gare come te non ce n'ho più voglia. Però faccio anche le prove. Fai anche le prove. Un po'. No, mi diverto, parlo, è un bel ma mondo. Sì, dai. È il nostro mondo. È vero. Prossimo anno ti dirò un'altra cosa, ci sarà una sorpresa. Secondo me sarà Miller. Ah sì, con la Ducati. Guardate la Ducati. Che Miller ha fatto una bella scuola, un bel team. Ha fatto male la Honda a farselo scappare, ha fatto bene la Ducati a prenderlo, e Nettini Campinotti, che è un bel team che cresce un po' le persone, l'ha sempre cresciuto bene. Miller farà molto bene. Però abbiamo avuto una seconda parte di una finale di stagione con Petrucci che è stata disastrosa. Sai che Petrucci deve stare a te. Allora, Petrucci è bravo, allora, non è che abbia quel talento naturale che hanno Marquez e gli altri, però è talmente
cattivo, sì, che convinto, sei costruito, appassionato, e va bene, e va anche sulla ciutta adesso. Sì. Sai che l'arrivo di Miller per lui è un po' pericolosetto, perché potrebbe anche... Deve stimolarlo invece che sì, ammosciarlo. Sì, bravo, vai, bravo, perché Miller, ricordati che sarà la sorpresina. Tu sei anche uno dei grandi manager, ma sei anche uno dei più grandi raccontatori di barzellette del padre, forse il numero uno, perché non so, non conosco gli stranieri. No, sei te primo, perché io mi ricordo una volta eravamo in Brasile a fare un churrasco, cominciato verso le 3 del pomeriggio, Bahia, le 3 del pomeriggio, questo qua è andato avanti a raccontare barzellette fino alle 4 di mattina, 13 ore, a parte un'ora che mi si ricordo. È cambiato. E quando la raccontavano i brasiliani, io la sapevo già. Io gliela traducevo e dicevo, ma è quella che finisce così, cioè è una... Però ragazzi, anche Paolo, quando siamo assieme siamo una bella coppietta. Dai, raccontaci una barzelletta. Dai, adesso no, per televisione no. Ma ce n'è una un po' lunghetta, però. Lunghetta. Dai, racconta quella dei barman. Ma no. Del barman. Ma no, quella del barman. Dei due tedeschi. Ah sì, beh, quella è una barzelletta, una battuta. Ci sono due tedeschi che vanno in un bar italiano e dicono, zwei martini. E il barista, dry. No, zwei. Questa è Carletto Bernard. Ciao ragazzi.